Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Nella tarda serata di ieri c'è stato lo sbarco di 17 immigrati in località Le Cannella, nel Crotonese. Sullo sbarco, per certi versi misterioso, stanno indagando gli uomini della polizia. Gli immigrati, per la maggior parte nordafricani, ma anche iraniani e iracheni, sono stati poi condotti nel centro di prima accoglienza di Sant'Anna, isola Capo Rizzuto. Dai primi rilievi sembra che i 17 siano sbarcati dalla Turchia e che la loro traversata sia durata una settimana. Adesso è caccia agli scafisti. Scena muta di Domenico Micu a Pedisano ieri mattina davanti al GIP per la convalida del fermo disposto dalla DDA Regina nell'ambito dell'operazione Il Crimine, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. A Pedisano è ritenuto il capo dei capi dell'organizzazione criminale. Anche la maggior parte dei 122 fermati si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Intanto stringono i tempi per le convalide. A Vibo Valentia ci sono stati i primi 7 fermi. Al terzo forum della balneazione in Calabria, promosso dall'ARPACAL, è stato lanciato l'allarme per la presenza di un'alga tossica nel mare calabro. Si tratta della Ostreopsis ovata, che non solo può produrre danni all'ecosistema marino, ma può produrre delle patologie di tipo respiratorio alle persone che vengono a contatto con queste microalghe. Nel corso del forum, poi, è stato comunicato che i 104 depuratori costieri saranno monitorati 24 ore su 24 con l'ausilio di apposite tecnologie. Il Censis promuove l'Università della Calabria. L'Ateneo Calabrese, infatti, si piazza al quarto posto tra quelli di grandi dimensioni, tra i 20.000 e i 40.000 studenti nella graduatoria nazionale. L'indagine, pubblicata sulla Repubblica, presenta per l'Unical un miglioramento rispetto al 2009. Dal monitoraggio si evidenzia la qualità dei servizi, le borse di studio e le strutture. Soddisfatto il rettore dell'Ateneo Cosentino, Giovanni Latorre. La manifestazione Settembre al Parco è stata presentata ieri dall'amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata da Vandaferro. Il programma della kermesse comincia il 2 settembre con Enzo Iacchetti in Chiedo Scusa al Signor Gaber, il 3 la leggenda New Trolls, mentre il 4 ci sarà l'evento clou, il concerto di Benny King. Settembre al Parco si concluderà il 5 settembre. I concerti si terranno nel Parco della Biodiversità, che per l'occasione presenterà una scenografia suggestiva. I Quarto Bra, band emergente di Catanzaro, aprirà stasera allo stadio di San Siro il concerto milanese di Luciano Ligabue. La band si è aggiudicata il primo posto tra i 43 gruppi italiani selezionati per il contest indetto dal sito ligachannel.it, con 4.337 voti. Grande la soddisfazione per i 6 ragazzi catanzaresi. Si è svolta nel Teatro Al Castello di Rocella Ionica l'edizione 2010 di Insieme si può, manifestazione di cabaret, musica e beneficenza, fondata dall'assistente di Polizia di Stato, Francesco Minici. La kermesse ha coniugato l'impegno sociale con il sano divertimento, offrendo occasioni di riflessione sui valori umani, oltre a momenti di aggregazione. Lo spettacolo è stato presentato da Max Laudadio, Claudio Batta e Gianni Cinelli, il tutto accompagnato dalla musica dei Tarant Project. Mattatori della serata sono stati i volti noti di Colorado Café e Zelig.